sul set del professor Cenerentolo, non ha bisogno di presentazioni. Eccomi qua, ecco. Sono Giorgio Panariello e sono qui a raccontare di questo film che uscirà il 10 dicembre. Una commedia cattiva questa volta. Ma un personaggio differente più che una commedia cattiva. Ho deciso di non frequentare più le commedie sentimentali e di andare a raccontare, sempre con una fantastica partner che è Laura Chiatti, però le paturnie di un cinquantenne che sta per fallire e gli viene in mente di fare un colpo in banca, cosa che non si fa e infatti prende anche 4 anni e mezzo. Laddove la ragazza, arrivando una sera al carcere, pensa che io ci lavori e non che sia un detenuto, il professor Cenerentolo, perché? Complice il fatto che lavoro fuori, nella libreria del paese, di Ventotene, la frequento, ma fino a mezzanotte, perché a mezzanotte il mio permesso in carcere finisce e devo di corsa e neanche poco rientrare. Se no, perdi la scarpetta e allora? E infatti non perderò la scarpetta, perdo un documento e lei scoprirà che sono, come si dice, a Roma una sola. Eccoci. Un pacco, come si dice a Firenze. Ma questo professor Cenerentolo è un po' disilluso, no? Quasi dall'amore, cioè l'hai detto anche in conferenza, il principe azzurro non esiste più. Estinto, il principe azzurro è estinto. La principessa esiste ancora? No, non esiste, esistono dopo una certa età, è chiaro, non è che ora un ragazzo di 25 anni pensa come? La famiglia del Mulino Bianco non esiste? Sì, esiste. Ci devi credere, poi dovesse non aver la fortuna di non averla fatta incontrata, e il mio personaggio questo racconta, un personaggio da 50 anni è disilluso ed è anche rispetto agli altri personaggi, come ti dicevo, più sobrio, non cattivo ma più sobrio. E però questo incontro, che appunto non è una storia d'amore, questo incontro con Morgana, con Laura Chiatti, genera se non altro un'amicizia tale che lo può portare a risolvere con grande piacere suo il rapporto invece messo un po' in difficoltà con la figlia, perché una figlia di 15 anni che ha il babbo in carcere da 4, è un momento adolescenziale invece particolare e complicato. Ma tu da babbo hai un po' paura che Martina, no? La tua figlia, però quella della vita reale, possa guardarti e magari dire oddio. Certo, no, è chiaro, ma no. Quello è chiaro, è naturale. Devo stare attento, cioè io sono già è già lei in quell'età in cui io devo stare attento. Devo stare attento a come mi vesto, devo stare attento a come mi muovo, a quello che dico, perché le figlie, specialmente femmine, sono spietate nei confronti del padre. Per cui insomma, pensa, applica a questo, fai un'equazione, lei adesso, la mia figliola ha 5 anni, pensa se avesse 15 e avessi fatto una cosa come quella di finire in un carcere, il recupero della stima di un errore, perché poi voglio dire, nel film si racconta anche che il carcere può servire e deve servire a migliorarti, a farti espiare i dolori di un errore che magari non si ripeterà. In conferenza hai parlato, no, della commedia, del cabaret soprattutto, ma pensi a un ritorno al cabaret? Ma io, tra le tre bugie che dico da sempre, che c'è il dover imparare a suonare bene la chitarra, l'imparare meglio il mio inglese che si limita a the dog is near the window, c'è quello di tornare a fare quello che mi sento saper fare con grande entusiasmo, che è il cabaret. Però sono tre bugie, insomma. La quarta, che era quella di dimagrire, ormai l'ho tolta anche proprio come bugia. Perché però è abbassato, certo, il colesterolo. Non è poco, non è poco, ragazzi. Senti, un'ultimissima domanda, anzi le ultime due ti vorrei fare, è questa. Se Carlo Conti riconducesse il Festival di Sanremo, no? Oddio, stavo per cascare. Come lo vedi portare un ai ai ai
a Sanremo, sarebbe beh, una persona guarda, hai tutti i limiti a dire la prima frase di questa canzone, di autocensura, che io ho scritto con degli autori di Comunione e Liberazione, si intitolava ai figlio di t***a, non muoia mai, che è una grande verità, è una grande verità, perché hanno molta più resistenza, purtroppo già edita, altrimenti poteva essere una canzone che entrava nella cinquina, perché di questi personaggi ce ne sono sempre di più, è molto attuale, è una canzone del 91, ma di questi personaggi che non muoia mai e sono un figlio di t***a ce ne sono tanti. L'ultimissima invece domanda è, il film uscirà il 10 di dicembre, quindi sotto le feste, dopo 20 anni dai laureati. Davvero? Che Leonardo era quello di 20 anni fa, che Leonardo no, è un'emozione più che altro, perché è una grande sorpresa che 20 anni siano passati come un semestre. E un ringraziamento che non finirò mai di finire al pubblico che mi ha dimostrato una generosità in questi anni eccezionale. Forse grazie alla mia pigrizia, avendo fatto un film ogni 2 anni, insomma, non li ho annoiati, ma la generosità è stata tanta e mi auguro che sia per altrettanti altri 20 anni. Poi torno in teatro, lo prometto, giuro che tra 20 anni faccio un bello spettacolo di cabaret. L'ha detto agli atti. Fanwix, io vi saluto, vi guardo sempre in continuazione, proprio quando esco fuori a cena rientro di corsa a casa, perché se non guardo Fanwix io mi sento male. Ora poi che questa intervista passerà, mettila anche un po' in replica, mi raccomando, al loop non mi stancherò mai di vedere Fanwix. È sul web, no? Certo.